Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Perdonate le condizioni della voce e fisiche, ma il Covid ancora non mi vuole lasciare libero. Oggi però continuiamo a guardare eFootball e in particolare vi avevo preannunciato che vi portavo un video con le mie tattiche, il mio modulo, le mie istruzioni e il mio stile di gioco che mi hanno permesso di arrivare in Divisione 1. Quindi passiamo senza perdere ulteriore tempo sullo schema di gioco perché c'è tanto da dire. Eccoci qua ragazzi, allora questa qua è la formazione che io ho utilizzato praticamente dalla divisione 3 fino alla divisione 1. Prima però di approfondirla e di spiegarvi bene come funziona ci tengo a fare un'enorme precisazione perché anche in questi giorni live ho sempre detto che il vantaggio e la bellezza di eFootball non è quella di avere come su FIFA dei moduli veri e propri meta. Certo, ci sono magari i moduli più utilizzati, però su questo gioco si possono utilizzare ogni tipo di giocatore, ogni tipo di formazione, ogni tipo di tattica, ogni tipo di istruzione, di stile di gioco. Dovete un po' sperimentare, metterci le mani e trovare quella che è la quadra più adatta a voi. Si possono usare per esempio giocatori come Haaland che su FIFA sono pressoché inutilizzabili, tattiche come quella del possesso palla che su FIFA sono straprevedibili, quindi non vi precludete nulla, è un gioco uscito praticamente da 2-3 settimane, esploratelo, cercate di trovare il meglio per voi, quello che può portarvi alla migliore esperienza di gioco. Detto questo, io al momento la quadra l'ho trovato con questo 4-2-3-1. Innanzitutto vi dico che se voi tenete premuto la X vedete che si illumina quest'area. Quest'area non è altro che la zona dove il giocatore può rendere più o meno bene. Vedete che io qui ho Alaba aggiunto praticamente come terzo DC, anche se fa praticamente il terzino, e lo posso muovere un po' in diverse zone non perdendo quello che è il suo overall massimo, quindi il suo maggiore rendimento. Perché ho fatto questo? Perché mi è stato consigliato, ed effettivamente così, di giocare sempre con 3 difensori centrali ed un terzino, possibilmente difensivo. Io utilizzo Cafu perché mi piace, l'ho trovato, e insomma, da romanista mi casava avere Cafu, Batistuta e un domani anche il Pupone. Questo però perché vi permette di avere una linea difensiva molto stretta, molto compatta e che va a sfruttare molto quella che è la meccanica delle intercettazioni, quindi questo è il motivo. Poi un giocatore come Alaba, che ha anche una bella gamba, un bel body tap e una buona qualità, si allarga anche bene in diagonale sull'esterno e quindi non è che vi crea un buco e soffrite gli attacchi avversari su quel lato lì, anzi fa entrambe le cose molto molto bene. In particolar modo, poi li andremo ad approfondire in un video dedicato, i difensori centrali io li vado a giocare con la caratteristica di sviluppo. Sviluppo vi permette praticamente di avere dei difensori in fase difensiva molto attenti e poi in fase di impostazione molto propositivi, cercano sempre di dare l'appoggio al compagno. Bastoni è l'unica eccezione, utilizzo frontale extra, questo perché mi porta un po' il mio stile di difesa di FIFA molto aggressivo. Frontale extra praticamente permette al giocatore di essere molto reattivo sugli anticipi a centrocampo e quindi si sposa alla perfezione con il mio modo di difendere. Linea mediana che vedete un po' sfalsata con Casemiro che è un po' più a ridosso dei difensori per dare una mano e De Jong un po' più avanzato per fare da collante tra difesa, centrocampo e il reparto avanzato. Anche qui le caratteristiche fondamentali che secondo me sono da tenere a mente sono collante per il giocatore che andiamo a giocare da mediano, mentre tra le linee o ancora meglio onnipresente per il giocatore che andiamo a schierare da mezzala CC, in questo caso il mio De Jong. Mentre per quanto riguarda i tre davanti, partendo dal trequartista, diciamo che l'anno scorso mi è stato detto che la situazione era un po' più varia, questa era un po' più univoca, quest'anno invece è un po' più varia, perché diciamo che la caratteristica perfetta per questo ruolo qua è quella del giocatore chiave, ovvero un giocatore che è sempre nel vivo dell'azione. Però anche con il regista creativo abbiamo notato che in realtà i giocatori fanno degli ottimi inserimenti, sono molto propositivi e danno un ottimo supporto alla manovra offensiva. Quindi non disdegnate anche giocatori che hanno regista creativo come stile per il ruolo di trequartista. Mentre per quanto riguarda gli esterni, taglia dentro e ala prolifica sono i due attributi principali che andiamo ad utilizzare. In questo caso io ci ho messo Neymar lì a sinistra perché è un game changer totale nonostante abbia regista creativo, stesso discorso di Digno, comunque si butta bene dentro e per quello che serve a me va alla grandissima.
Da punta utilizzo Batistuta con Rapace d'Aria, qui in realtà l'attributo migliore sarebbe Opportunista, però Batistuta mi fa impazzire casa e quindi ho messo questo 4-2-3-1 impostato così. Reputo fondamentale la figura del trequartista perché su questo gioco un po' più macchinoso, dare palla sulla punta, spondare sul trequartista e poi giocare di prima con i due esterni che arrivano e proprio con la punta vi crea una quantità di spazi indicibili. Quindi secondo me sono da preferire tutti quei moduli come il rombo, magari moduli come il 4-2-1-3 che sta tanto girando pure, che ho beccato un sacco di volte. Quindi a seconda poi di come li andate a mettere voi in avanti i giocatori. Però il COC, per dirlo alla FIFA, serve ed è fondamentale. Vi farei vedere le statistiche di Stoninho, ma purtroppo non ci sono, ma mi ha fatto una quantità di gol perché alle volte si ritrova praticamente in aria da seconda punta, che è una roba allucinante. Come tattiche invece, innanzitutto vi faccio vedere il mio stile di gioco, che è contropiede veloce. Utilizzo contropiede veloce che se la batte con contrattacco, nonostante sia un po' più spregiudicato, perché mi piace tanto prendere palla e ripartire subito. Possesso palla l'ho provata, ma mi sembra un po' troppo sterile, i giocatori faticano ad inserirsi. Quindi diciamo che come stile di gioco più diffuso ho notato contropiede veloce farla da padrone insieme a contrattacco. Praticamente inutili invece vie laterali e passaggio lungo, che penso di non essermi mai ritrovati contro, se non proprio nelle prime divisioni, dove la gente non è che sapeva bene quello che stava facendo. Per quanto riguarda invece le istruzioni, le andiamo ad inserire da qui, istruzioni individuali, e come vedete rispetto a FIFA è diverso, perché abbiamo 4 voci e non una per ogni giocatore, come succede sul titolo di eSports. E in particolar modo io mi sono andato ad impostare difensivo sul mediano, anche se magari avete un terzino un po' più offensivo e volete farlo rimanere dietro, potete spendere il difensivo anche sul terzino. Per quello vi dicevo, per non sprecare un'istruzione è meglio un terzino difensivo, però io con Cafu mi trovo bene. Poi vado ad applicare ancoraggio e contropiede al trequartista. Ancoraggio sarebbe un rimane in posizione, il contrario di svaria di FIFA, e contropiede sarebbe una specie di inserisciti alle spalle per rendervela un po' più familiare. E stessa cosa faccio anche sulla punta, in maniera tale che il giocatore sia subito pronto a buttarsi in profondità. Questo perché è fondamentale? Perché i giocatori qua al momento non possono essere fatti scattare senza palla, quindi se schiacciate L1 il giocatore non vi parte alle spalle e voi dovete sperare ogni volta, oppure con 1-2, che il giocatore prenda e vada e si butta in profondità. E se giocate con possesso palla questo non accade mai. Se giocate con contropiede veloce e poi applicate anche le istruzioni di contropiede, invece ho trovato i giocatori molto 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 più responsivi in quello che andavano a fare. Quindi questo per quanto riguarda le istruzioni. Poi ci sarebbe la tattica secondaria, che praticamente vi permette di poter cambiare in corsa un modulo, un po' come succede su FIFA che switchate le tacchette, però io questa non me la sono andata ancora a impostare per bene, perché mi è stato detto che è un po' buggata, e quindi se voglio fare dei cambi in realtà mi vado a mettere io con insomma la modifica di formazione che voglio fare. Un altro piccolo suggerimento che vi posso dare: magari giocando avrete notato quanto il kickoff su questo videogame sia letale, quindi appena vi vanno a battere schiacciate due volte la freccetta sotto, quella proprio direzionale old style, per due volte, in maniera tale che andate ad abbassare il baricentro mettendo difesa decisa, che è una specie di difesa oltranza, che farà sì che i giocatori andranno a stringersi molto di più. Vi andate a selezionare il difensore centrale più lontano, scappate all'indietro, coprite gli inserimenti e così siete anche più tranquilli sulla situazione kickoff, che è veramente una roba allucinante. Su squadra invece potete andarvi a selezionare quelli che sono i diversi ruoli da attribuire ai giocatori, quindi battitori dei calci d'angolo, i rigoristi, addirittura potete selezionare anche i giocatori che vanno a staccare sui calci d'angolo. Questa è una gran novità che rispetto a FIFA troviamo per la prima volta. Sempre su squadra potete anche andare a selezionare i numeri di maglia. Una cosa che vi invito a tenere a mente è quella dell'attributo riserva di lusso, che per esempio in questo caso c'ha Haaland. Vedete, voi andate su abilità del giocatore e vedete che ha questo appunto attributo. Che cosa fa riserva di lusso? È una caratteristica che va ad aumentare le statistiche di un determinato giocatore quando entra a partita in corso. Quindi se voi fate entrare questi giocatori più o meno verso il 65-70 con i giocatori avversari che sono stanchi, fragili, e mettete un Haaland che è straveloce ed entra anche con un bel bustariello alle statistiche, vi fanno la differenza
veramente abissale e vi permettono di poter ribaltare o di consolidare vantaggi in partite difficili. Quindi i cambi più che su FIFA sono veramente fondamentali e tenete bene a mente questa cosa della riserva di lusso, perché è game changer come meccanica. Quindi niente raga, queste sono le mie tattiche, istruzioni, stile di gioco che mi hanno permesso di arrivare in divisione 1, come vi faccio vedere. Tra poco termina pure la season, quindi si ripartirà poi tutti quanti dalla 10. Fatemi sapere voi quali sono le tattiche che state utilizzando, i giocatori, lo stile di gioco che mi fa piacere, che come vi ripeto su PES è bello il confronto. Io vi ricordo in descrizione tutti i link di riferimento, nonché la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata. Un saluto da Liberoschi, ciao.